Siamo qui, bentrovati. Il Foggia che sta provando a rialzarsi, a dare un senso al suo campionato, fra i tanti problemi che deve affrontare e risolvere, ne ha uno forse principale, prioritario, che è quello del gol. La formazione di Gallo segna con il contagocce, non è una novità, lo faceva anche prima l'11 di Boscaglia. Evidentemente ci sono da affinare i meccanismi offensivi, ma soprattutto c'è da verificare la reale consistenza del parco attaccanti, questo anche in chiave mercato di gennaio. Sotto questo punto di vista, il DS Matteo Lauriola, che è uomo di calcio e che sa, insomma, come vanno determinate cose, è già al lavoro anche per non farsi trovare impreparato quando eventualmente sarà il momento di operare e di andare a puntellare il reparto avanzato. Fateci però caso, è tutto vero quello che abbiamo detto? Il Foggia ha messo a segno soltanto 5 gol nelle prime 9 giornate, ad una media di un gol ogni 180 minuti. E di questo passo riuscire, insomma, a rimanere a galla diventa particolarmente complicato, anche perché questa è una squadra che al massimo, quando gli è andata bene, ha messo a segno una sola rete nell'arco dei 90 minuti. Dicevo però, fateci caso, nelle ultime due gare di campionato contro il Crotone Prina e poi martedì pomeriggio a Castellammare di Stabia, ad andare in gol sono state rispettivamente Dardan Butai e Roberto Ogunseye, i due terminali offensivi del Foggia che difficilmente vedremo insieme nel corso della stagione, che però hanno lanciato un segnale che in qualche maniera va letto ed interpretato. Vutai ha realizzato il gol vittoria d'astuzia contro il Crotone, ma in quella partita oggettivamente a più riprese ha provato a mettersi in luce e a rendersi pericoloso. Ogunseye, l'ariete invece italo-nigeriano, in un spazio di gara molto limitato è entrato, ha lasciato il segno, ha inciso sul risultato finale con quel gol di testa in tuffo che ha regalato al Foggia il meritatissimo pareggio. Da una parte Vutai, dall'altra Ogunseye, Vutai che tra l'altro nel primo tempo Castellammare si era fatto anche scioccamente espellere per doppia ammonizione. Sono loro i terminali offensivi del Foggia. Oggettivamente, vorremmo tanto sbagliarci, pensiamo che quello sia un reparto in cui bisognerà incidere a gennaio. Davanti c'è ancora un po' di tempo. I due ragazzi, che però per impegno sono encomiabili, ci stanno dando dentro per magari anche convincere il loro allenatore, ma pensiamo che se questa squadra, dopo aver raggiunto una posizione di classifica tranquilla, adagiata, vorrà provare ad alzare lo sguardo anche verso l'alto, avrà bisogno davvero di un giocatore che negli ultimi 30 metri sia letale, perché no, che possa anche arrivare a doppia in doppia cifra a conclusione della stagione. Vi aspetto domani, ciao!